Come sentite, siamo veramente nel clou dell'animazione qui al Truckee Village, al Transpotec Logitech. Le nostre ragazze di Radio 105 stanno facendo i concorsi a premi, insomma sta succedendo di tutto. Ma noi non possiamo fermarci, dobbiamo continuare con le interviste e abbiamo qui Giuseppe Garri, che è responsabile, detto in parole povere in italiano, della fiera. Senta, che cosa è successo? Che cosa è successo da un punto di vista degli espositori qui? Come è andata la fiera? Ci può dare due numeri? Buongiorno a tutti. Quest'anno abbiamo avuto un'edizione molto positiva rispetto al 2013. Abbiamo aumentato del 33% gli espositori, del 30% le aree vendute. Non posso darvi i numeri, li daremo domani in un comunicato stampa finale, ma vi posso già anticipare che saranno veramente buoni. Abbiamo più del doppio dei preregistrati di 2 anni fa, sono tornate in manifestazione moltissime case costruttrici, 9 contro 3 del 2013. Importantissimo il ritorno di aziende straniere e di piccole e medie imprese che in questi anni avevano sofferto, avevano patito, erano fallite, sono rinate. Quindi sentiamo veramente un'atmosfera diversa e una fiducia che non c'era 2 anni fa. Ho visto che molte aziende hanno anche venduto mezzi. Noi abbiamo invitato circa 70 buyer, hosted buyer, per fare incontri commerciali con le nostre aziende e abbiamo fatto più di 450 matching negli stand degli espositori. Quindi direi che la manifestazione è veramente riuscita. Ecco, in questo caso quando si invitano i buyer, cioè i compratori, coloro che potenzialmente possono essere interessati al prodotto esposto, qui è molto importante profilare nel modo giusto il cliente da invitare. Assolutamente, noi da 2 anni stiamo cercando di migliorare sensibilmente questa profilazione. Il sentiment degli espositori quest'anno è che la qualità del visitatore è veramente alta, quindi per noi è veramente un vanto dire che abbiamo aumentato la qualità del cliente. Noi siamo molto rigidi, facciamo un sacco di domande, profiliamo bene gli espositori e i visitatori e non li accettiamo in manifestazione se non hanno le caratteristiche giuste. È finito il tempo del cliente che viene a fare un giro in fiera e non ha niente da fare. Quindi dobbiamo migliorare, ma siamo veramente sulla buona strada. Allora, tutto questo ovviamente senza trascurare il momento ludico domenicale di raduno, divertimento, decorati, camionisti e birra a fiumi, giusto? Io ringrazio tantissimo Truckee Village perché secondo me le manifestazioni trade devono comunque avere anche un momento di svago e di relax. Noi organizziamo happy hour dopo cena per le aziende in manifestazione. Questa iniziativa con R105 e Truckee Village è veramente interessante, la ripeteremo anche in altre fiere che faremo a Milano e credo che siano finiti i tempi della manifestazione ingessata dove il cliente sta lì e aspetta che arrivi qualcuno a comprare le cose. Dobbiamo assolutamente dare un taglio diverso e credo che sia vincente. Insomma, come dire, bisogna un po' svecchiare la fiera, portarla ai giovani, anche perché ormai dirigenti sotto i 40 se ne trovano un po' dappertutto e in questo chiaramente entrano molte altre cose. C'è anche un ultimo aspetto che vorrei affrontare, quello dei convegni e dei congressi. Anche qui c'è un po' da svecchiare. Io sono perfettamente d'accordo col dottor Brambilla. Secondo me troppi convegni non servono a nulla. Chi viene in fiera a visitare deve vedere i prodotti nuovi, e questo ci pensano le aziende, oppure imparare qualcosa per il proprio business. Quindi convegni pochi, mirati, necessari al cliente che riesca a uscire di qui dicendo: ah, sono venuto in fiera e ho imparato delle cose nuove che mi faranno migliorare la mia attività. Benissimo, e per ora qui dal Truckee Village è tutto e un ringraziamento a Beppe Garri.